Siamo in questa sala allestita per la mostra che abbiamo organizzato l'assessorato alla cultura, la segreteria del sindaco, in collaborazione con la Fraternità dei Laici. La prima volta che diamo il via a una collaborazione con una società storica, con una fondazione storica che ha le radici profonde sul nostro territorio. L'oggetto della mostra è Giovanni Cimica e il Granduca. Giovanni Cimica, un pittore del Settecento che ha visto i Natali proprio qui a Castiglionfibocchi. Nell'occasione abbiamo lanciato questa iniziativa di aprire anche la mostra a chiunque, qualsiasi castiglionese avesse nel cassetto un tentativo o anche un capolavoro da mostrare con cittadini. Quindi nelle altre sale troviamo l'esposizione di ben 10 artisti tra pittori e disegnatori castiglionesi che hanno messo a disposizione dei compaesani in questa nostra festa del patrono le loro opere. La festa del patrono, che purtroppo per causa di maltempo è stata, diciamo, dimezzata, perché alcune manifestazioni verranno tenute il prossimo fine settimana. Soprattutto questa mostra, che verrà comunque riaperta venerdì, sabato e domenica prossimi, e poi ci saranno sabato sera, qui in collaborazione con i ragazzi dell'Ottavatore, un'associazione giovanile qui di Castiglionfibocchi, la prima edizione del Castiglionis Got Talent. E il sabato pomeriggio, insieme al Sette Torri, un bel gioco qui nella piazza principale per tutti, grandi e bambini, un nuovo gioco, uno street pong che rispetta le indicazioni dovute all'emergenza sanitaria. Questa è la nostra festa, che quest'anno è ridotta, ma comunque l'abbiamo voluta dedicare dai castiglionesi ai castiglionesi.